Si chiama Super Salone e è arrivato in maniera molto veloce e sintetizza sostanzialmente l'anima di questa iniziativa che abbiamo pensato veramente in tempi da record. Diciamo l'architetto Boeri e il suo staff e tutto il nostro staff siamo veramente da ringraziare perché hanno fatto un lavoro impensabile in sostanzialmente un mese. Quindi noi siamo soddisfatti di questo, pensiamo di aver tenuto presente tutte le diciamo, indicazioni utili alle nostre aziende, perché poi alla fine il polo centrale sono le nostre aziende che fanno e partecipano a questa grande, diciamo, questo grande evento, che deve essere la vetrina delle nostre aziende, dei loro prodotti, della loro ricerca e dei loro sforzi che hanno fatto anche in questo periodo che è assolutamente stato un periodo molto impegnativo e molto difficile, che non hanno però quindi rinunciato a fare innovazione e design. Quindi è giusto che noi come Salone del Mobile ci fossimo impegnati a trovare un'alternativa sufficientemente valida, anzi direi che sufficientemente valida, ma assolutamente importante per far sì e dar modo di dar luce e visibilità a queste iniziative, in una formula che non è la formula del classico Salone del Mobile, che in questo momento non si poteva attuare. La formula prevede sostanzialmente non lo stand personalizzato che ogni azienda di solito si cimenta e quindi progetta ed esegue durante il salone del mobile di Milano normale, ma ha una formula che è totalmente diversa. Quindi ci sarà sostanzialmente un palcoscenico unico, con uno stile unico, adattato in diciamo varie taglie, possiamo dire in varie aree, dove le aziende possono scegliere quindi le aree dalle più piccole alle più grandi e dove saranno presenti soprattutto i prodotti novità dei 18 mesi. Del 2020 e del 2021. Poi ci saranno presenti anche un prodotto e due prodotti da catalogo e una delle novità che abbiamo voluto inserire per incentivare quello che è il contatto tra le aziende e il pubblico è quello di dare la possibilità, visto che il salone è aperto ai privati, che chi ha interesse per degli oggetti che vedrà nella mostra potrà attraverso un QR code far giungere all'azienda la richiesta di informativa e l'azienda nell'arco di qualche giorno darà le informazioni ai richiedenti indirizzandoli verso la rete vendita o il rivenditore comunque più vicino. Quindi abbiamo pensato a tutti sostanzialmente, quindi azienda, pubblico e anche soprattutto la parte dei rivenditori che è fondamentale per quella che è la diffusione del design comunque. L'edizione si terrà, di Super Salone si terrà dal 5 al 10 di settembre. Sarà integrato con la versione anche del salone digitale che abbiamo messo a punto e che sarà lanciato al 30 di giugno, quindi vi inviterò alla presentazione e sarà diciamo quella parte mancante che il salone sentiva la necessità di mettere a punto e abbiamo colto l'occasione e quindi da un'occasione di crisi, da una situazione di crisi come il Covid ci ha assolutamente dato modo di accelerare su quello che era un progetto che era già nel cassetto e che abbiamo quindi messo a punto. Facendo così pensiamo sicuramente di aver dato quella innovazione alla una fiera fisica classica di grande successo come il Salone del Mobile, che nei 6 giorni che si dedicano ogni anno alla concentrazione massima del design mondiale e però ovviamente finiti quei 6 giorni la possibilità di poter espandere questa informazione a tutto quanto la parte del mondo degli amanti del design e dei usufruttori del design aveva la necessità di essere amplificato. La parte digitale è quello che va a soddisfare questa occasione, quindi facendo sì che il salone durerà 365 giorni all'anno. Vi attendiamo ovviamente all'edizione dal 5 di settembre quando si aprirà e fino al 10 di settembre che si terrà presso la Fiera Milano RO e questa sarà una grande occasione di ripartenza di tutta Milano, l'Italia e quello che è proprio il post pandemia che tutti quanti con grande trepidazione stiamo aspettando. E noi abbiamo l'onore di essere la prima grande manifestazione che verrà tenuta al pubblico e aperta al pubblico da prima che arrivasse il Covid sostanzialmente.